Salve al pubblico di Merito TV, una trasferta regina, ci troviamo a Reggio Calabria Sud, esattamente in quello che è il quartiere che venne diciamo, costruito l'indomani del terremoto del 1908, il cosiddetto Rione Ferrovieri, una chiesa importante, un luogo di culto, quello dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Siamo proprio nel periodo, nella settimana in cui si festeggia il Sacro Cuore di Gesù, la statua che è alle mie spalle vuole proprio testimoniare questo, e tra poco assisteremo a una rassegna di cori regini. Tra musica sacra e colarità polifoniche stiamo per assistere dunque a un concerto in onore al Sacro Cuore di Gesù. Benvenuti.
secondo brano che ha per titolo Tollite Ostias di Sen Sen. Popolazione cattolica della città, privata com'era di un
un tempio decoroso e adeguato. E quindi spiegabile il raccolto entusiasmo delle diverse centinaia di fedeli convenuti puntualmente a tutti i vari momenti significativi di tale ripresa spirituale. Alle ore 17:30 è giunto tra due ali di folla applaudente Sua Eminenza l'Arcivescovo Monsignor Ferro, che ha proceduto alla lustrazione prima esterna e poi interna del tempio, benedicendo le pareti con acqua gregoriana. Un contemporaneo articolo dell'Avvenire di Calabria riferisce inoltre che all'offertorio il reverendissimo parroco Don Meduni, alla presenza delle maggiori autorità, ha compiuto l'atto di consacrazione di tutta la parrocchia al Sacro Cuore di Gesù e che in contemporanea a questo evento si svolse in parrocchia una molto feconda missione da parte della Procinitate Cristiana di Assisi. Bene, dopo questa doverosa riflessione, continuiamo con la rassegna corale. Fra qualche minuto ascolteremo il terzo coro. Si tratta del coro polifonico Associazione Le Muse di Reggio Calabria. Il coro delle Muse è diretto dal maestro professoressa Enza Cusola. La sezione musica è una dei quattro settori del laboratorio delle arti e delle lettere, Le Muse, presieduta dal professor Giuseppe Rivoti, il quale ha istituito all'interno del sodalizio culturale ben quattro settori: quello musicale, la sezione arte, la sezione cinema e la sezione poesia. Dall'anno sociale 2012-2013 il maestro Cusola ha intrapreso con i soci Le Muse un viaggio musicale attingendo i repertori classici, operistici, religiosi, etnici e di musica leggera. Ciò ha consentito un graduale processo di omogeneità vocale relativo alla definizione di un coro non professionale di estrazione culturale eterogenea. Tra le varie esibizioni ricordiamo quella in occasione del premio Muse durante la consegna del riconoscimento all'attrice Fioretta Mari, a Sua Eminenza Monsignor Milito, vescovo di Olbrito Palmi, o ancora il concerto di Natale 2016 presso la matrice di Sant'Ilario sullo Ionio nella zona Locresa. Inoltre da 8 anni il coro anima la messa degli artisti a Natale e la Domenica delle Palme alla chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso e la celebrazione eucaristica in occasione di ogni primo martedì di settembre della visita della Sacra Statua della Madonna del Soccorso al cortile delle Muse di via San Giuseppe nella zona sud di Reggio Calabria. Accogliamo gli amici del coro con un bel applauso. Il coro eseguirà adesso il primo brano Anima Christi di Marco Frisani.
e seguirà adesso il secondo brano, Jubilate Deo di Manganelli. Dal 2015 anima diverse liturgie,
in onore del santo e presso la Basilica dell'Eremo per le celebrazioni dei sette sabati in onore della Madonna della Consolazione. Nel 2016 è stato protagonista, insieme al coro della parrocchia di Campo Calvo, della rassegna di canti mariani, organizzata in Duomo in occasione delle festività in onore della Madonna della Consolazione. Nel 2017 ha organizzato il concerto dell'Epifania presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, dove insieme al coro Santa Cecilia ha proposto brani polifonici appartenenti alla tradizione natalizia. Il coro è stabilmente diretto ed accompagnato all'organo da Daniele Pedaggia. Questa sera accompagnerà il coro all'organo il maestro Graziella Daniele. Accogliamo gli amici del coro con un grande applauso. È un brano dedicato alla figura del grandissimo Papa del nostro tempo, San Giovanni Paolo II.
sembrare di parte, però ovviamente non posso dire che bravo, bravo, bravo. Grazie al maestro Graziella Danieli e consentitemi. Sentitemelo, anche se la persona a cui mi sto per rivolgere sicuramente mi guarderà storto, un applauso davvero particolare, grandissimo, a Daniele Miracci. Intanto proporrei un bel applauso Thank you.
tramite le loro voci e le loro melodie, di pregare intensamente e di entrare in profonda comunione con Lui, con il Sacro Cuore di Gesù. Grazie, grazie ancora a tutti voi. Adesso canta. Anch'io dico grazie, perché quando si fa un dono, i genitori dicono ai figli, cosa si dice? Grazie. Io dico grazie a nome anche di tutta la comunità, di tutti i cori. Ecco perché anche avete fatto questa rassegna in questo giorno per noi della parrocchia di memoria, come ha ben detto Francesco, proprio preciso, con una ricchezza anche di contenuti biblici. Quindi io vi ringrazio e vi auguro sempre cose più belle, sempre, ecco, che il canto allievi la vostra vita e anche la nostra vita. Ecco, dice Sant'Agostino, canta e cammina. Canta l'alleluia qui da Pellegrini, nella speranza di cantarla poi nella patria, l'alleluia. Ecco, penso che il nostro cuore si è riempito anche di queste bellissime melodie e penso che anche il cuore di Gesù, siamo ormai nella festa, parrocchiale del cuore di Gesù, ecco, sarà contento. E contento lui, contenti tutti. Grazie. Dicono che devo insegnare che tanti ricordo, sono qui con quei miei, con gratitudine. Che hanno partecipato alla rassegna e anche il parroco che
ci ha concesso insomma questa serata. Permettetemi in ultimo, ma non per ultimo, al nostro Francesco Ielo che ha presentato la serata. Ci troviamo all'interno della chiesa del Sacro Cuore di Gesù nel rione Ferrovieri, una chiesa storica che ha un valore e un significato importante come luogo di culto, ma ogni anno in occasione appunto della festa del Sacro Cuore, all'interno di una serie di festività che guardano non solo il lato sacro ma anche quelle che sono le attività corali, e proprio oggi una rassegna corale di cori importanti voluta dal parroco del Sacro Cuore di Gesù, che è appunto Don Lauro. Don Lauro, buonasera a lei. Buonasera. Il significato di questo momento di incontro di queste voci che provengono poi da ambienti più eterogenei della città di Reggio Calabria? Cantare le lodi al Signore mi sembra una cosa bellissima, poi unire le voci e soprattutto i cuori e farci conoscere, relazionarsi anche tra diversi cori è ancora più bello, ecco, perché lo stare insieme, il cantare insieme, ecco, ci aiuta anche a guardare la vita con occhi di speranza, con occhi di gioia. Ecco. Il significato oggi del Sacro Cuore di Gesù nel tempo attuale rispetto a, diciamo, al suo valore storico, come viene vivificato? Intanto il cuore dice qualcuno che ci ama. Dio è amore, il cuore di Cristo è il dono del Padre, ha dato se stesso, è morto sulla croce, ci ha donato il suo spirito, ci accompagna nel cammino della nostra vita. Rivolgersi al cuore di Cristo significa avere forza e andare avanti con gioia e speranza.